Vabbè, io sono arrivati tanti ragazzi, specialmente i giovani, che secondo me hanno del talento. Poi è normale che dipende dalla voglia loro e dal proseguimento di lavoro, che finora io non mi posso lamentare sul comportamento loro e su atteggiamento loro. Vabbè, sensazioni, io sono contento, tanto prima o dopo si va a giocare contro Foggia. Io a Foggia ho passato 7 stagioni, tutte fortunate, quindi ci ricordo. Poi sono contento di rivedere gente che stava con me a Foggia. Vabbè, Giovanni mi ha dato grosse soddisfazioni da giocatore sul campo, sicuramente era un personaggio importante, non solo in campo ma anche fuori con gruppo. Da allenatore sono contento che l'anno scorso ci è riuscito a finalmente vincere un campionato. Come stile di gioco lui fa 4-3-3 perché ci piace e lo sta facendo bene. Io li ho visti giocare l'anno scorso in C e era una squadra che aveva idea, che aveva gioco, che si vede che l'ha impostato l'allenatore. Fino a ieri era a posto, di sera ci è venuta la febbre. Io non posso dire se ce l'ha o non ce l'ha. L'hanno misurato anche stamattina, aveva più di 37, quindi no, non se la fa venire perché deve essere trasferito. Beh, sarebbe comunque una perdita notevole. Zampano è un buon giocatore, poi leggo giornali e tutti ci danno tra i favoriti. Io dico, se uno è esperto di calcio e vede la rosa nostra, non ce lo può dare, perché tra i ragazzi Ma di forse danno primavera, favorito Zeman. voi forse non conoscete i giocatori che ci sono. Li dobbiamo scoprire, li devo scoprire anche io. Io sono convinto che c'ha la squadra, che ha dei talenti, e speriamo che riescono a farsi vedere. Ma lei che obiettivi si pone? Però come rosa di squadra sicuramente non partiamo come favoriti, non possiamo partire tra i favoriti.